Uè bro, perché per supportare non lasci un bel like a questo video? Fai diventare quel pollice che è triste di quel grigio, fallo diventare di quel blu acceso che piace a me, sì fratello. E se ti va, attiva la campanellina per non perdere nessun contenuto. Niente fratello, grazie se lo farai e buona visione. I've been having dreams, jumping on a trampoline. Uè ragazzi, come va? Se ben tornati al mio canale per questo nuovo su Destiny 2. Io sono sciallissimo oggi perché ci andremo a far insultare. Ebbene sì, voglio fare questa specie di esperimento sociale in cui voglio vedere, voglio verificare quante persone effettivamente ti insultano, ti scrivono in, diciamo, tramite la PlayStation durante una partita in crogiolo oppure dopo, andandole a stuzzicare, magari usando armi cancerogene, rocca controversa con supernova manuale spammata e ti beggando. Sì, bisogna subito ti beggare all'inizio game. Perché? Perché ragazzi? Perché bisogna subito lanciare l'esca per farli triggerare all'inizio. Quindi faremo così, useremo un po' di loadout cancerogeni e vediamo un attimo quanti insulti riusciamo a collezionare. Ovviamente non segnalerò nessuno nel caso di insulti anche pesanti alla madre, al padre e a me, ovviamente anche al mio cane, perché appunto mi prendo la responsabilità di registrare un video del genere. Detto questo ragazzi, se l'idea vi piace lasciate un bellissimo like qua sotto, anche per magari una seconda parte nel caso vi piacesse questa prima parte. Vediamo un attimo quanti insulti riusciamo a collezionare. Nel caso non riuscissimo a collezionare nessun insulto, sarà un normalissimo gameplay di Destiny 2 col signore dei lupi. Quindi mi sa che è meglio ricevere insulti. Allora, mi sento abbastanza in colpa a fare una roba del genere, però il top sarebbe riuscire addirittura a ricevere un invito a un party più che a ricevere un messaggio. Vediamo un attimo come va. Io intanto cerco gente e vedrete solo kill e ti bag in questo video, quindi va bene così. Ok, ti baghiamo subito ragazzi. You suck. Senza proprio, senza tregua. Così. Così, e ti baghiamolo. Cioè, se uno al posto che insultarti proprio si accontenta di beggarti e basta, raga, è un po' un fallitino, diciamo così. Oh, aspetta. Ne ti beggo due. Ok. Così, così, proprio di giustezza. Sì, così. Devo fare, raga, una supernova manuale, perché quella fa veramente triggerare tantissimo. Tipo, guarda lì. Così. Dai, scrivimi. No. Ah, mi ti begga. No, non mi devi ti beggare, mi devi scrivere. No. No, mi ti begga invece di... Mi devi scrivere, fra. Saranno tutti stranieri, raga, questi sono etici. Proverò a fare una tattica, raga, che una volta mi ha fatto veramente triggerare dopo una kill. Vediamo se funziona. Però devo trovarne uno separato qua, tipo... Così, girando. Voglio vedere se mi risponde. Devo farli triggerare troppissimo, così non ha senso. Magari, raga, stanno solo aspettando che finisca il match per scrivermi, eh. Può essere un'altra... Come si dice? Secondo me l'Erentil fa triggerare più che sta roba. No. No. Mori. Vabbè. Cioè raga, se dopo tutte ste kill col signore dei lupi tutte ti beggate, non mi scrive nessuno, sono dei santi. Questi qua sono dei santi. Godo. Sì, ma come fanno a restare calmi così? Guarda come ti beggano. Ma devi scrivere, non ti beggare, pagliaccio. Raga, hanno scritto. Speriamo non in tedesco, perché stavo esaminando un po' i giocatori per vedere di che lingua fossero. Dai, scrivimi. Però Asiclopper, why you t-bag? Ok, sto al gioco, raga. Bisogna stare al gioco. Cosa gli posso scrivere? Tipo, change. Bro, you are so bad in PvP. Crucible è troppo lungo, vediamo, raga. Proprio autoritario, no? Bisogna essere autoritari. Attendiamo. Mi ha risposto. You play, you are so bad. I'm the best player, bro. Play Fortnite. Madonna, questo li fa triggerare. Questo fa proprio triggerare di... Ah, ce l'ho già qua. Perché l'ho già usato. Lasciamo stare. È la stessa lobby di prima. No, è contro. Ah, lo faccio triggerare malissimo adesso. Sì, così. Ok. Così. Non devo esagerare anch'io con le risposte, perché magari segnalano. Però
Devo dire che il primo è stato veramente un signore, ma noi lo tribeghiamo comunque ancora, perché è giusto così. Il lanciarazzi. No, raga, se non fa triggerare un colpo di lanciarazzi in faccia. Sì, godo. No. No. Allora, raga, intanto, visto che questo qua abbiamo capito che non risponde più, gli diciamo che era tutto uno scherzo. Sorry, bro. No, ma ha risposto. Vabbè, chi... no, aspetta, però cosa gli posso scrivere? Però è un signore, raga, questo. Cioè, non è che risponde malissimo. Giustamente ho fatto 16 kill quella partita. Your name is so bad. Like your gameplay. Però solo questo, solo questo. Li scrivo, raga, 1v1. Via. Yes, mi ha scritto di sì. Ma non posso, sto registrando. Gli rispondo, raga. Quando te lo meriterai, fratello. Giocherò con te. Adesso triggerà malissimo. Intanto noi continuiamo. Vediamo di allacciare altre amicizie in giro per la community. Dai, dopo sto messaggio chiudiamo la conversazione con questo, perché tanto... boh, ci va leggero il fratello. Vuole fare l'1v1, che non è... che non voglio fare. Non posso, perché sennò dovrei... godo, godo. Mi ha inviato la richiesta, ma devo scappare. No, mi ha scritto qualcuno. Andiamo a vedere cosa mi ha scritto. Come 1v1? Come? Ah, cam. Adesso gli scrivo. Gli scrivo che è tutto uno scherzo. Come? Mi ha scritto ancora. È arrabbiatissimo. Dove sei, grande fra? Devono rispondere, però. Cioè, devono scrivermi più che altro. Li scrivo. I'm sorry. Li scrivo dal telefono, raga, perché è più veloce. I'm sorry, bro. But this is a prank for a YouTube video. Li posso scrivere. Gli ho scritto. Volevo vedere in quanti mi scrivevano insultandomi. Poi voglio scrivere, tipo, anche, raga. Tanto qua nessuno scrive. Io boh. Ah, mi ha chiesto il nome di YouTube. Gli scrivo: Sei stato un signore. Sto usando Google Traduttore per far più veloce, ma traduce di merda. Comunque, va bene così, vediamo cosa mi dice. Mi ha scritto tipo: è solo perché tu perderesti e quindi, cioè, così non fai, faresti il video, no? No, raga, non potete capire. Io ho scritto che è solo un prank video, no? Un video scherzo. Mi ha messo non mi piace all'ultimo video, raga. Avevo 9 non mi piace fino a un secondo fa, adesso ne ho 10 e mi ha scritto, raga, nei commenti dell'ultimo video. Oh, 1v1. Vabbè. Prende munizioni. Perché entra. Vabbè, in realtà qua ci stava il T-Bag, stava camperando. Niente, oh, non mi scrivo, non vanno in ebollizione. Non darà così fastidio il... Madonna, questo qua lo sto uccidendo troppe volte. Io spero che questa specie di esperimento vi sia piaciuto. È stato un mezzo fallimento alla fine, perché c'è scritto solo uno. E tra l'altro l'ha presa anche seriamente, perché mi ha detto a mettere dislike agli ultimi video. Vabbè. Vabbè, e tra l'altro un amico che era in squadra, come avete visto, mi ha scritto 1v1 sotto il video. Vabbè, boh, contenti loro. Detto questo, ragazzi, gli altri non mi hanno risposto nessuno. Io ho controllato, sono andato addirittura a mangiare, sono tornato, ho lasciato la play accesa, ma nessuno mi ha scritto. Comunque, spero che questo specie di esperimento vi sia piaciuto. Fatemi sapere come si potrebbe fare in un altro modo per farci rispondere. Qualche metodo per farli triggerare malissimo qui sotto nei commenti. E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video, ragazzi. GG, da Rewind. Bella, raga.